Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Fratelli e sorelle, buonasera. CD Abemus Papam è la prima documentazione storica della musica di un conclave e ci sono tantissime altre documentazioni storiche che non sono mai state fatte che attraverso l'accordo con Deutsche Grammophon potranno essere lentamente messe a disposizione di tutti. Faccio un esempio, la musica di una canonizzazione, la musica di un concistoro, la musica delle celebrazioni di Natale con il Papa, la musica delle celebrazioni pasquali con il Papa. Documentazioni storiche che mai sono state messe a disposizione del pubblico. La Cappella Musicale Pontificia Sistina è la più antica istituzione corale del mondo e proprio in questo luogo, la Cappella Sistina, può intracciare la sua storia e la sua estetica con la quale ha dovuto costruirsi lentamente un'identità. Questa cantoria è il luogo dove storicamente la Cappella Musicale Pontificia ha fatto il suo servizio musicale in questo magnifico luogo che è stato il cuore pulsante della vita liturgica del Papa. Ed è proprio in questo luogo che possiamo intracciare l'estetica originaria della Cappella Musicale Pontificia. E qui si radica il secondo vettore di produzione con Deutsche Grammophon, che sono dei CD fatti in studio dove addirittura qualcosa si registrerà in questo luogo proprio per recuperare una pertinenza estetica del luogo originale dove un determinato tipo di musica veniva eseguito. Siamo nella Sala Regia, il luogo dove si è snodata la processione dei cardinali elettori che si recava in Cappella Sistina per eleggere il Papa. E vediamo qui dietro di noi quella porta che a un certo punto si è chiusa con il maestro delle celebrazioni che ha detto extra omnes, via tutti perché bisogna eleggere il Papa. Qui sono state cantate processionando le litanie. La Cappella Sistina annunciava il santo a cui rispondevano i cardinali ora pro nobis e in Cappella Sistina intonava il Veni Creator a cui rispondevano i cardinali elettori. Questo nel CD è reso magnificamente perché è reso con tutta l'essere vivo. Si sentono le guardie svizzere che fanno i saluti, si sente la lontananza del coro che a mano che si avvicina si percepisce che è in movimento, si percepisce tutto il canto raffinato della Sistina e una risposta popolare e corale dei cardinali elettori. Questi sono luoghi storici che testimoniano un fatto importante del cristianesimo, e cioè la successione apostolica. E il fatto che qui sono stati eletti i papi e qui in qualche modo è vissuta e si è innovata di papa in papa la comprensione musicale della Chiesa. Siamo nella cantoria della Cappella Sistina, dove storicamente questa antica formazione corale ha cantato. Oggi la Cappella Musicale Pontificia è composta da 20 cantori adulti stabili, assunti dalla Santa Sede a tempo indeterminato, e da circa 30 ragazzi, bambini, che provengono da una scuola annessa alla Cappella Musicale Pontificia, una scuola che va dalla quarta elementare alla terza media. La quarta elementare è la classe preparatoria, e poi si entra con la quinta elementare nel coro
e si rimane nel coro fin quando non c'è la muta della voce. Ogni anno vengono fatte circa 600 audizioni di bambini provenienti dalle scuole elementari di Roma. Di queste 600 audizioni vengono scelti 12 bambini che costituiscono una classe.